Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Iniziamo subito con il botto. Stiamo per intrufolarci all'interno del nascondiglio di Bane. Il perché non me lo ricordo, ma è mattina ragazzi, capitemi. Anzi, sono anche troppo frizzantino, visto che ieri era Halloween e si è fatto tardi. Comunque, ecco, mi ricordo praticamente che c'era un fantomatico falso Bane morto all'interno dell'obitorio. Abbiamo scoperto non essere lui. Abbiamo scoperto anche che lo stesso Bane sta, diciamo, sviluppando una sorta di facsimile del Venom che ha dei effetti collaterali, vabbè, un sacco di robe. E quindi ragazzi adesso abbiamo rivelato la sua ultima posizione, quindi lo stiamo andando a braccare. Vi siete divertiti ieri sera ragazzi? Era la notte di Halloween, vi siete spaventati? Spero che oggi voi non soffriate di fear of missing out, ovvero la paura di restare fuori, visto che magari oggi c'è la depressione post festività. Attenzione, andiamo subito le mani, oggi puntata frizzantina nel modo di dire, perché ragazzi io sto veramente, infatti lo vedete da come sto giocando, ecco, iniziamo subito a prendere le pizze. Dicevo ragazzi, oggi c'è la depressione post festa o comunque post festività. Tutti quelli che ieri sera magari non hanno fatto niente devono subire appunto magari gli amici o i conoscenti su Facebook che mettono le foto delle loro serate tutti belli divertenti. Invece magari noi siamo restati a casa a non fare niente, oppure a lavorare. Quindi diciamo questo fenomeno, se voi soffrite, questa cosa si chiama fear of missing out, la paura di restare fuori. E questo lo so grazie alla mia ragazza Ambra, che sta facendo la tesi per la sua seconda laurea, per la laurea magistrale, proprio su questo. Ciao Ambra. Vabbè, ma tutto questo non c'entra un'emerita cippa con Batman. Ho fatto un ottimo... che cacchio fai? Che palle, lo devo rifare. Non capisco perché Batman debba sempre fare sto disegno del cacchio per spruzzare il gel, cioè. Userò la granata alla colla per creare un Io ragazzi sto un passo avanti, vedete, non l'ho fatto neanche parlare. Se utilizziamo la granata alla colla, questo succedeva anche negli altri Batman. Mi verrebbe da dire cosa non succedeva negli altri Batman e che succede in questo. No, non è vero, l'ho detto e lo ripeto. Una cosa abbastanza interessante è quella, la modalità detective nuova, anzi un po' CSI Batman, quella è interessante. Peccato che sia relegata la maggior parte in missioni secondarie. Comunque sono forse uno dei punti di forza del gioco. Dicevo ragazzi, non me lo ricordo perché questa mattina sto veramente rincoglionito. Mattina ragazzi, sono le 13:46, quindi cioè, se è mattina, non lo so. Oh. Ma allora siete pazzi. Siete dei pazzerelli. Venite qui. Ragazzi, forse vi sarete accorti che ultimamente, quando incontriamo questi tizi, sto giocando un po' malino, infatti. Ecco. No, diciamo che non sto molto variando dal punto di vista dei gadget nel combattimento. La cosa è questa. Praticamente avete visto che ci sono le sfide Cavaliere Oscuro da fare durante il gioco. E sono rimasto bloccato ad una che mi dice praticamente di fare degli attacchi critici. Vedete, attacco critico, 20 attacchi critici consecutivi. E per fare questo ragazzi, a parte non ho capito bene il meccanismo dell'attacco critico. Vedete, ogni tanto viene, ogni tanto no. Però per farne 20 devo praticamente passare come un'ape operosa. No, un'ape operaia, che cazzo di... da un fiore all'altro, e appunto, e accumulare questo conteggio di attacchi critici. Ma per fare questo non devo utilizzare gadget o schivate e tutto, e diciamo questo compromette un po'. Ok, siamo dentro. Ma adesso bando alle ciance ragazzi. Poi tra l'altro più in là, adesso vediamo che dobbiamo fare. Poi vi ringrazierò ragazzi perché siamo arrivati a 23.000 iscritti. L'avrei voluto fare all'inizio, ma... La segnalatura è qui da qualche parte, il che significa che probabilmente anche Bane è qui. Eh sì, sei proprio una volpe.
Lavoro notevole, ma sembra che Bane non abbia trovato il modo di neutralizzare gli effetti collaterali del composto sui centri mnemonici del cervello. Ovvero, che hai detto? Progetto TN1. Sembra che Bane stia sperimentando un nuovo tipo di Venom. Qualunque cosa sia, deve essere la causa delle alterazioni fisiologiche che ho visto sul cadavere alla polizia. Ma già ce l'avevi detto, Batman. Non è così difficile. A parte che, ragazzi, se voi leggeste le schede, che poi avevamo detto sì, ve le faccio leggere, ma mi sono scordato. Cioè, spoilerano come fide una puttana, cioè. Cioccati, ragazzi. Alfred, Bane sa chi sono. Non sei al sicuro a Villa Wayne. Capito. Chiamo la polizia. No, non posso rischiare che anche loro scoprano la mia identità. Rifugiati nella Batcaverna. Che cosa pensa di fare? Sto venendo lì. Mi inventerò qualcosa. Ragazzi, devo tornare alla Batcaverna e al più presto. Sì, signor, certo, signor. Tutti abbiamo i nostri segreti. Ma quello di Batman è stato scoperto. Ripeto, sospetto in volo con uno zaino a raggio. Ha un lanciafiamme. Numerosi ostaggi su Firefly. Firefly. Non sa che Joker è dietro le sbarre e sta mettendo a repentaglio tutte quelle vite soltanto per prendermi. Delta 65 centrale, chi è l'agente incaricato al Fire Deer Bridge? L'agente incaricato è il capitano James Gordon. Vabbè, ragazzi, il nostro obiettivo è quello di tornare alla Batcaverna. Bane conosce la nostra identità e niente. Quindi torniamo a casa, magari può succedergli di tutto in questo momento. A custodire casa nostra c'è Alfred e una schiera di pipistrelli mai vista nella storia. Tra l'altro, ragazzi, qualche tempo fa vi avevo raccontato di come Bane nel fumetto abbia ridotto Bruce Wayne sulla sedia a rotelle, comunque Batman. Se entro nel canale delle comunicazioni di Firefly, posso saperne di più. Ok, vabbè, ve lo racconto più là, va. Tanto vediamo Firefly che ci racconta. Perché non solo... Se si ritenta in una mossa stupida... Uccidete qualche ostaggio. Certo, e quanto dobbiamo aspettare prima di attivare i timer sulle bombe? Non prima che Batman si faccia vivo. Aspetteremo anche tutta la notte. Ci stiamo giocando 50 milioni di dollari. Alfred, Firefly ha degli ostaggi al Pioneer's Bridge. Devo vedermela con lui prima di tornare. Alla luce di quanto ha appena scoperto, non può lasciare che sia la polizia a occuparsi di Mr. Lynx? Non posso abbandonare gli ostaggi. Sono in pericolo per causa mia. Per la taglia che Joker ha messo sulla mia testa. Sarai al sicuro nella Batcaverna. Ok, ragazzi, allora sì, dobbiamo catturare Firefly. Andiamo al ponte. Devo attirare Firefly lontano dal ponte per avvicinarmi in tutta sicurezza. Cos'è stato? Laggiù c'è qualcosa nell'oscurità. L'assalto, se sapesse delle bombe di Firefly, devo fermarlo prima che mandi i suoi uomini in trappola. Centrale, qui Marine 4. Dov'è la postazione di comando tattico? Dobbiamo fare la porta d'ordine. La postazione del filone centrale alla base del ponte. 10-4. Vabbè, ragazzi. Oh, che cacchio succede? Quindi avete capito qual è la situazione? Noi in teoria dovremmo tornare alla Batcaverna, ma c'è il pericolo Firefly dietro l'angolo. Credo che dovremmo entrare lì.
cerchiamo di non farci scioccare come nostro solito. Quindi dobbiamo far fuori prima Firefly e poi tornare a casa nostra. Ecco fatto, grandissimo. Grandissimo Mike che si fa beccare. Apri la porta, no, non va bene. Ok, facciamo allora fuori questi tizi con la nostra... Bello, in fila. Neanche Assassin's Creed succede questa cosa. Però così ci pisteranno di botte fino a domani mattina. Utilizziamo la tecnica termobili che ci ha reso grandi. Il numero non conta in questi spazi angusti. Si narrerà che in pochi si sono opposti a molti. Sì, però qua stiamo prendendo pizze su pizze. Dicevo ragazzi, prima, poi dopo è passato di tempo, credo che questo sia il momento giusto per dirvelo. Dicevo di Bane, che vi avevo raccontato che Bane ha praticamente un numero del fumetto originale. Aveva ha mandato, insomma, ha spezzato la schiena a Batman, a Bruce Wayne, e l'ha costretto sulla sedia a rotelle in una situazione molto analoga a quella che stiamo vivendo noi, ovvero praticamente Batman tornato alla Batcaverna trovò Alfred e Bane all'interno della Batcaverna, e in quel momento insomma Bane ha colpito Batman e l'ha ridotto sulla sedia a rotelle. Poi vabbè, in seguito insomma Batman è riuscito a si è ripreso e ha sconfitto Bane, che è un personaggio comunque ragazzi non da sottovalutare. Secondo me è uno dei personaggi più riusciti. Non mandare i tuoi uomini, Firefly ha minato il ponte con degli esplosivi. Fatti vedere. Avete il via? No, richiamali. Se Firefly fa saltare il ponte non si conteranno le vittime. È colpa tua se c'è gente in pericolo. Dipende tutto dalla taglia sulla tua testa. Consegnati subito. Catturerò personalmente Firefly. Non inviare nessuno finché non ti dirò che è sicuro. Dannazione, restane fuori! Mi ascolti? Ok, l'abbiamo avvertito. Aspetta ragazzi, che pizza. Questi uomini dall'integrità morale così è grande. Non sento però. Qualcuno ha Brandon in vista? Sì, Brandon. Brandon è un corrotto, lascialo stare. Cioè ragazzi, che pippe al culo però, eh. Cioè, se ci pensiamo, Batman, no, devo andare a salvarli perché sono in pericolo per colpa mia. Oh, che cacchio te frega, te stanno a sfondare a casa. Cioè, sta Bane alla Batcaverna, starà a fare, non lo so, banchetterà col culo di Alfred. Cioè, su, no. Pure Gordon, maledizione, collabora, no? Abbiamo catturato 789.000 criminali. Cioè, mo sta a fare il grande, cioè. Bah, vabbè. Vabbè, concentriamoci sul da farsi. Oggi, ragazzi, scusate, ma mi sono svegliato così e... E vabbè, mi girano i maroni. Perché certe cose, veramente, sono forzature. Ok, sì, stiamo... giocando una storia di supereroi. Che cazzo faccio? No. Amori, facciamo la cavolata. Okay. Vabbè ragazzi, io direi che è arrivato il momento di ringraziarvi, perché lo volevo fare all'inizio del video, ma poi insomma ho tagliato un po' di pezzi e quindi ho deciso di iniziare in maniera diversa. Ma in teoria dovrebbe essere la prima cosa, perché ragazzi, questa mattina mi sono svegliato e ho scoperto e ho visto che siamo diventati 23.000 sul canale. Quindi veramente grazie a tutti. Io evito, cerco di evitare sempre di risultare banale nei ringraziamenti ragazzi, ma io credo che sia doveroso, anche perché 23 bucio di culo, e quindi un numero che va festeggiato. No, a parte gli scherzi ragazzi, scusate, complici anche un po' il rincoglionimento mattutino. Però veramente ragazzi, grazie. So che può sembrare banale ringraziare ogni volta anche per traguardi piccoli, no? Perché vedo che molti youtubers ringraziano sempre solo a grandi cifre, che ne so, 30.000, 50.000 e tutto. Però ragazzi, boh. Devo costringere una delle guardie a dirmi quante bombe ha Firefly e dove si trovano. Sì, ok, quindi in teoria proviamo a non farci beccare, ma non credo che ci riusciremo, anche perché sto troppo finito per giocare bene, ecco. Abbiamo già distrutto tutto. E quindi ragazzi, dicevo, veramente io
Mi stupisco ogni volta. So che magari appunto può sembrare banale, dico sempre le stesse cose, però veramente ragazzi, grazie a tutti. Senza di voi sicuramente... No, c'è un peccato. Maledizione. Dicevo, senza di voi mi divertirei, la metà è sparito, incredibile. Ma che sta succedendo? Vedete ragazzi, ci sono questi scagnozzi che non mi permettono di ringraziarvi a dovere. No, comunque dai, avete capito ragazzi, io vi ringrazio. Spero che, visto che domani, spero che questa uscirà di venerdì, spero che domani ci incontreremo a Lucca Comics. Quindi potrebbe essere la prima vera occasione per incontrarvi e, non lo so, salutarci così, dire qualche cavolata insieme. Anche perché ragazzi, cioè, come mi sentite qui su YouTube, poi nella vita reale alla fine è così, cioè nel senso, non mi faccio problemi a dirvi qualche minchiata se ci incontriamo, anzi mi farebbe assolutissimamente piacere. No, oggi non ce la faccio a parlare. Vabbè, quindi ragazzi, grazie a tutti, adesso concentriamoci, veramente grazie, grazie mille. 23, l'ho già detto, bucio di culo nella smorfia, quindi sarà sicuramente un numero che ci porterà ancora più fortuna. Adesso guardate come sembrano come le formiche quando gli, che ne so, gli cammini vicino, impazziscono, no? Vanno tutti in direzioni strambe. Tu sei il prossimo, you are next. La sento Goldberg. Certo ragazzi, voi pensate essere dei criminali a Gotham. Cioè voi avete magari dei piani espansionistici, o comunque volete fare big money e dovete assoldare degli scagnozzi. Ma questi sono tutti gli scagnozzi a Gotham City, sono tutti idioti. Cioè dice, non è che ci sta uno scagnozzo magari, non so, intelligente, no? Che non si fa fregare, no? Magari che calza la testa. Vabbè, meglio per noi, così è meno. Oggi che è la giornata del bug. Seguitemi, è qui. Ora sei nei guai. Scusate ragazzi, stanno facendo un casino a casa mia. Okay. Bam, giù nel canestro. Dove sei? Dove sei? Dove sta sto stronzo che devo interrogare? Ah, eccolo lì. Mamma mia ragazzi, oggi sto giocando di un male. Però visto che siamo arrivati a 23.000 iscritti, festeggiamo con una puntata lunga, anche se... Quante bombe ci sono sul ponte? Sono quattro. Una qui, una sopra di noi, al livello inferiore del ponte, e un'altra alla fine del ponte. Parlo di quelle grosse. Tutto qui, te lo assicuro. E ti prometto che farai i sogni d'oro. Mamma mia, che battutone, Batman. Quattro bombe sul ponte, quelle più grandi all'estremità. Ho disinnescare questa prima di occuparmi delle altre. Ma l'importante è che ce ne siano due di bombe, if you know what I mean. Vabbè dai ragazzi, torniamo seri, se ci riusciamo. Piromane, madonna. Difficoltà atavica. Oh, però abbiamo il tempo, non me ne sono accorto. Dai, dai Batman maledetto. Mamma mia, mamma. Più facili? Ecco, questa è difficile. Sei infiammabile. Una bomba in meno. Ora troviamo le altre tre. Ok. Direzione stazione ferroviaria. Non so se avete capito, scusate, ma Firefly ha gettato, sì, ha gettato, ha messo delle bombe lungo il ponte, minaccia di farle saltare alla nostra vista. Quindi dobbiamo cercare di disattivarle, comunque di disinnescarle, in modo tale da sventare la minaccia, da avere i supereroi. Ah, comunque ragazzi, visto... Comando, il bersaglio ha colpito una tubatura del gas con lanciafiamme. Incendio lato nord.
Attenzione. Attivo la forza tagliafuoco nel settore per proteggere gli ostaggi. Ok, ragazzi. Brandon, cioè, si è fatto beccare, idiota. Che maledetto idiota. No, ho fatto una minchiata, sono tornato indietro. Dai, sali su questa maledetta scala. Sale e pepe. Ti piomberemo addosso. Batman. Eh sì, tu col fucile sei bravo. Cioè, stiamo salvando Brandon, quel maledetto poliziotto stracorrotto. Tra l'altro voleva incassare i 50 milioni catturandoci, cioè proprio l'antitesi dell'eroe. L'antieroe. Anzi, ma non è vero. Una merda, ragazzi, parliamoci chiaro, una merda. Liberami! Con la voce di Junior. Punti alla taglia su di me. Fatti menalo, porco Giuda. Non è stato Saionis. È stato Joker a mettere la taglia e ora è dietro le sbarre. Ho sentito, ma ho ancora un conto da regolare con te. No! Hai il resto della serata libero. Le battute da K.O. Hai giurato di difendere la legge. Quando ti rivedrò mi aspetto che tu mantenga quel giuramento alla lettera. Sì, signore, mi dispiace. Che uomo severo, Batman. Batman, uomo severo e dei grandi principi. Ragazzi. Oh, però devi salire le scale. Non te puoi mettere a fare le capriole, su. Dunque, Alonso. Ragazzi, visto che molti me lo chiedete, tanto inizieranno a parlare. Bomba al sicuro, signor Firefly. Firefly ha rinchiuso gli ostaggi in una carrozza con gli esplosivi. Li salveremo. Già, buona idea. LOL. Vabbè, ragazzi, tanto ormai l'abbiamo buttata in caciara, quindi cerchiamo di giocare al meglio, ma ormai è in silenzio. Ma ormai credo che la mia voglia di non farmi beccare sia scemata. Almeno non è possibile questa mattina. Guarda questo. Guarda quello come mi ha preso che stava girato. Guarda, meriti di morire, mo vive. Guarda quell'altro. Cioè siamo... Ma... Perché succede questo? Bravo 2, qui comando, a rapporto. L'origine dell'esplosione era un'autocisterna sulla superficie del ponte. Danni ingenti, nessuna vittima. Ricevuto, aggiornami. Aggiornami. Lui ci salverà. Non lo so. Sì, sono il messia. Non so come spaventare quei tirapiedi. Ne ho sentito parlare. È un criminale ricercato dai poliziotti. Ma stai zitto, io sono il messia. Forse se ne andrà. Sono qui per salvarvi tutti. Però dove minchia dobbiamo andare? Beh, giustamente c'è la sala controllo. Cerchiamo di abbassare il... come si chiama? Il treno, il vagone del treno. In realtà dobbiamo disattivare la bomba. Che matti. Dove sei, bomba? The bomb. Dovete farci uscire. Ci sono delle bombe qui. In che senso? Bombe con la crema? Pure bombe bombone. Scusate ragazzi, oggi il livello del mio live commentary è veramente basso.
Ma io lo imputo al fatto che ieri sera si è fatto tardi, quindi sto veramente rallenti. Ma poi lo sapete, ragazzi, oggi è come se fosse domenica mattina, quindi le famose domeniche mattine di tagliafuoco attivata da Gordon. Gordon, apri la porta tagliafuoco nel deposito dei treni e disinnescherò la bomba di Firefly a nord del ponte. Libera questa frequenza, ora! Ascoltami, sto andando a disinnescare la bomba dal lato sud. Apri questa porta per quando sarò tornato. Fammi fare il mio lavoro e non mi intralciare! Madonna, Gordon, no! Azione! Questi uomini maledetti. Alfred, quindi una porta tagliafuoco blocca il passaggio. Mi servono i codici per aprirla. La polizia dovrebbe avere accesso a quei codici. Forse il capitano Gordon non collabora. Mi dirigo verso l'altra bomba. Fammi avere quei codici quando sarò tornato. Bene, farò del mio meglio. Vabbè, ragazzi, allora avete sentito più o meno la situazione. Dobbiamo andare a disarmare la bomba al pilone sud. Quell'idiota di un commissario Gordon non ci permette di compiere il nostro lavoro da eroe, quindi ci ha tagliato fuori, tra virgolette. Quindi andiamo prima a sud e poi, una volta terminata la situazione, disinnescata la bomba, torneremo anche a nord. Benvenuti al sud, sì, ecco qui. Vedete, ragazzi, come la legge anche in Batman sia un po' deficitaria. Anzi, soprattutto in Batman. Poi mi fa ridere, ragazzi, non ci avete mai pensato? Tanto potenziamoci al fatto di siamo quasi al massimo, almeno per questo punto di vista, per quanto riguarda gli upgrade. Mischia, dicevo, no? Le cose che a me fanno ridere delle le utopie che succedono spesso nei cartoni animati, negli anime e quant'altro. Che caspita, moriremo tutti. Eh no, ma non ti preoccupare, Batman. Ora voglio vedere come voi spirri farete tutte le più forte. Non lo riconoscerete neppure. Pensare alle ultime due volte. Ah! Suicidio in diretta, morto. Aspetta un attimo, c'è qualcuno che si muove lassù. Forse è arrivato Batman, segue il bersaglio. Negativo, mantieni il percorso assegnato. Se Firefly avvisa il bersaglio potrebbe far saltare le bombe. Ricevuto. Ragazzi, si è sentito urlare mia sorella, che sta facendo un casino, maledizione. Vabbè, dicevo, ragazzi, le utopie che ci sono nei videogiochi, no, nei videogiochi, scusate, nei cartoni animati. Pensate, a Gotham City non puoi stare tranquillo neanche un attimo, che è pieno di pazzoidi. Non capisco che c'ha sta Gotham in più. Oppure, per esempio, che ne so, tipo tutte le altre città dove abitano i supereroi sono sempre presi di mira da uno sciame di criminali incalliti a nanna. Oppure, per esempio, il Giappone, cioè negli anime, nei cartoni animati giapponesi, soprattutto quelli che ne so, sui robot, è sempre il Giappone, cioè non esistono altre nazioni, esiste solo il Giappone e poi tutti gli altri. Cioè, che cazzo ci starà in Giappone? Tutti i mostri, tutti i nemici dallo spazio devono andare lì a rompere le palle. Vabbè, sicuramente ci sono le Hot Asians, okay. Plurale. Non ci credo, no, vabbè, non ci credo. Vabbè, la cosa buona è che abbiamo sbloccato un trofeo. Ma maledizione, ma io voglio sapere come hanno fatto a beccarci. Vabbè, ma ormai è una prerogativa, ragazzi. Io veramente vi chiedo scusa perché non lo so, mi sento un po' che durante tutta questa serie, dai, non è che ho giocato davvero pro. Voglio utilizzare scuse perché i veri pro non accampano scuse. Guardate questo idiota maledetto col coltello. Ma dove vai? Ma dove vai se la banana non ce l'hai? Dicevo, ragazzi, non voglio accampare scuse perché i veri pro non utilizzano questi mezzucci per discolparsi, ok. Però sarà complice anche un po' di stanchezza. Ho riscontrato, ragazzi, ogni tanto giocando un po' in tarda notte, in serata, Batman,
spesso mi faccio le missioni secondarie così la sera quando è tardi, eh. Infatti non devo registrare. Porco due ragazzi, gioco proprio male, male. Se sono stanco gioco proprio da schifo. Quindi pensate quanto posso giocare di merda quando non registro. E vabbè. Peggio di adesso, beh. Crispina d'Avena. Crispina d'Avena. Dunque Alonso, eccolo qui. Spingiamo il tasto per poter entrare. Oh yeah. Oh shit. Decripta. Come on motherfucker. Quando ti guardi intorno e vedi bambini poveri e non solo. Citare così bellamente Spitty Cash, secondo me dovrebbe essere, non lo so, fuori legge in almeno 120 paesi. Incendiario. Ancora una bomba all'alto capo del mondo. Ah, una cosa ragazzi, tanto mo inizierò a parlare, quindi mi parleranno sopra. In tantissimi mi avete chiesto se farò Assassin's Creed. Boh, a sto punto ragazzi, i codici della porta tagliafuoco. Ok, meno male. Vediamo quando sono alla porta. Volevo farle sapere che gli ostaggi che ha liberato sono fuggiti. Stanno raccontando dell'eroe che ha salvato loro la vita. Non cerco la gloria, Alfred. Immaginavo che l'avrebbe detto. Perfino si rilassa un po'. Alfred, tu e i tuoi interventi inutili. Voglio vedere la faccia del Spirito quando farà schizzare questo ponte nel Natale futuro. Ora sta bruciando i veicoli, metà del ponte è in fiamme. Mantieni la distanza, non provocarlo, gli artificieri sono quasi arrivati. Devo raggiungere l'ultima bomba prima che Gordon e i suoi forzino la mano a Firefly. Ma ok, infatti veramente poliziotti babbei. Va bene ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui, faremo la prossima bomba nel prossimo episodio. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per i 23.000 iscritti, ricordiamo 23, buco di culo, quindi un numero che va assolutamente festeggiato. Ci vediamo a Lucca, sicuramente lascerò qualche video in programmazione così non vi lascio soli neanche quando non ci sono. Ci becchiamo sabato, un saluto a tutti da Mike Shosh, alla prossima, ciao ragazzi, ciao, eccoli.